Ieri. Bene bambini, dividiamoci in due gruppi, i maschi da una parte e le femmine dall'altra. Sì, maestro! Oggi. Bene, dividiamoci in due gruppi, i maschi da una parte e le femmine dall'altra. E i fluidi? I chi? Io sono non binario. Io gender! E oggi mi sento un'anatra. Qua, 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 qua. Quindi come ci dividiamo, maestro? Vabbè, fate quello che volete. Ieri. Alessia, hai studiato geografia? Sì, maestro. Oggi. Allora, Alessia è interrogata. Interrogata. In questo momento volevo chiederti scusa, anche se le scuse non bastano. In che senso? È stato un errore di comunicazione. Ma che sei, Averragni? Però quello che ho sempre cercato di insegnare ai miei figli... Come i figli? Ma non ce li hai i figli, ma cosa stai dicendo? È che nella vita si può sbagliare e quando si sbaglia bisogna ammetterlo. Sì, certo, giusto ammetterlo. Ma senti, non perdiamo tempo, quindi hai studiato o no? No, però per rimediare se vuoi ti faccio una donazione su PayPal. Ma vai a cagare, va. Quant'è che mi doneresti? 1 milione. 1 milione di euro? Piccola Alessia, ti metto 10. E mi licenzio. Che il sistema scolastico mi sfrutta. Grazie per le donazioni. Se qualche altro bambino vuole donare, è... Ieri. Allora, oggi interroghiamo... Gianni. Grazie, maestro. Ho studiato tutto il libro a memoria. E bravo il nostro Gianni. Oggi. Oggi interroghiamo... Maranzetti. Bro, non ho studiato, avevo da fare. Allora, punto primo, bro lo dice a tua madre, ok? Io sono il maestro. Maestro, bro, non ho studiato. Perché non hai studiato cosa stavi facendo ieri? Oh, è uscito un nuovo album di Tony F, fra. Minchia, bro, l'ho sentito anch'io. Davvero, bro? No, ti metto 3. No, bro. 2. No, fra. 1. Buon anno! Ma che simpatico! Applauso a Maranzetti che ripeterà l'anno! Bravo! 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 Sì, è piaciuto, bro! Fuori dalla mia classe, Maranza di me! Ieri! Alessia, Alissa, che fate? Stiamo già facendo i compiti per domani! Vogliamo prepararci per il futuro! Geni! Sono così orgoglioso di voi, le mie studentesse preferite! Oggi! Alessia, Alissa, ma che fate? Stiamo facendo la make-up routine, maestro! In classe! Sì, lo so, è un po' scomodo, però voi non mettete gli specchi. No, qui stiamo facendo lezione, bisogna studiare, prepararsi per il futuro! Noi ci stiamo preparando per il futuro. Tra un'ora ho 12 TikTok da fare con Alissa. Sì, amo. Oggi rivastiamo TikTok e andiamo a prendere Lisa Lucchetta. Ma in che lingua parlate? La lingua del successo. Tu invece sei un cesso. Io un cesso? Ma che il maestro è bellissimo. Siete dei piccoli stronzi. Ieri. Bambini, quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? Avere il massimo di voti. Studiare tutti i libri a memoria. Fare felice la mia famiglia. Oggi. Bambini, quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? Farmi filler alle labbra. Il botox. Il trapianto di capelli in Turchia. Oh! Ma voi dovete farmi fare il trapianto al cervello! Dov'è che vai a farlo? Istanbul, bro. Vengo anch'io. Ieri. Bene, bambini. Qual è il vostro poeta preferito? Giacomo Leopardi. Francesco Petrarca. Alessandro Manzoni. Ottimo, bravissimi. Non dimentichiamo anche il sommo poeta Dante Alighieri, eh? Oggi. Bambini, qual è il vostro poeta preferito? Baby Gang. Simba La Rue. Nicky Savage. E la Madonna! No, bro, quella non la conosco. Spocca. Ieri. Bene, bambini. Allora, oggi interroghiamo... Alessia. Va bene, maestro. Dai, alla lavagna. Oggi. Oggi interroghiamo... Alessia. Non esiste, amo. Io mi rifiuto. Come prego? Mi rifiuto! E perché? Perché è una follia. Tu mi vuoi interrogare solo perché io sono una femmina. Cosa c'entra? Dovevo interrogare, sono 6 mesi che non ti interrogo, ho chiamato te. E perché non un maschio? Forse perché la coda di paglia te la prendi con me. No, 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 no. Ti faccio chiamare dal mio team di legali. Do le mie
Ma tu non sei una mia dipendente, oh! Non mi interessa, io do le mie dimissioni da studentessa! Ma cosa stai dicendo? Io faccio una protesta in piazza! Abbasso il maschilista e viva l'estetista! Va bene, dai, oggi non ti interrogo. Grazie. Meno male, non avevo studiato niente. Ieri. Bambini, che cosa avete portato da mangiare per merenda? Prosciutto crudo, controfiletto di manzo, salsiccia e nduja. Ma siete pazzi? Dovete mangiare sano! Mangiare vegano! Oggi. Bambini, che cosa avete portato da mangiare per merenda? Io vegano! Io fruttaiana! Io mi nutro di aria fritta! Ma che bravi! Sono fiera di voi! E tu, bel bambino, mangi vegan? Anche no, fra, io vado al Mac! Il prato ve lo mangiate voi, bro! Ieri! Margherita, dimmi, che cosa ti ha regalato il papà per il compleanno? Un abbraccio, ed è tutto quello di cui ho bisogno! Oh, ma che cucciolina! Oggi. Margherita, cosa ti ha regalato tuo papà per il compleanno? Lo zaino dei miei contro te, l'astuccio dei miei contro te, il quaderno dei miei contro te, le figurine dei miei contro te, il diario dei miei contro te, le magliette dei miei contro te, le felpe dei miei contro te, i poster dei miei contro te e anche i cappellini dei miei contro te. La Madonna! E che lavoro fa tuo padre? Il barbone! Aiutatemi! Ho comprato tutte le cose dei me contro te a mia figlia e non ho più un euro! Ieri. Bambini, è importante avere un abbigliamento consono e adeguato quando si sta in classe. Sì, maestro! Oggi. Bambini, è importante avere un abbigliamento consono e adeguato quando si sta in classe. Oh, vecchio, non starmi addosso. Devo flexare. Ollare, ollare, ollare gang. Come prego? Ollare gang, sapobulli, taxi B, chiello. Maestro, svegliati, puzzi di nonno. Oh, è vero! Ieri. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Some Oggi. Luigino, ma cosa fai? Maestro, sono in circo con le mie bici. Cosa sei tu in? Sono in circo con le mie bicis. E quindi? Non devi starmi addosso, bro. Fuori dalla mia classe, subito! E le bicis? E le bicis se le ciula il maestro. Quanti anni avete, ragazze? 13 e mezzo. Scherzavo, chiamo la polizia. Ah, sono già arrivati, vado a farvi arrestare. Ciao, ciao ragazzi. Ieri. Bambini, non voglio sentire volare una mosca. Dobbiamo stare concentrati sulle lezioni, studiare diligentemente, intesi? Altrimenti vi faccio un culo così. E zitti, e zitti. Oggi. Bambini, non voglio sentire volare una mosca. Dobbiamo stare concentrati sulle lezioni, studiare diligentemente, intesi? Oh, ma cosa state facendo? Tutti seduti! E tu, Luigino, vieni giù dal banco! Deficiente! Aiuto! Il maestro mi ha toccato! No, no, ma che toccato? Vergognati! Assassino! Farabutto! Hai toccato un bambino! Vabbè! Ma qui non si può più fare un cazzo! Ieri. Bambini, avete fatto i compiti delle vacanze? Sì, maestro! Oggi. Bambini, avete fatto i compiti delle vacanze? No, dovevo fare TikTok. Sai, ho 4 milioni di follower. Io invece ho un podcast su Twitch. E
tu, Margherita, li hai fatti, vero? No, maestro, avevo il tour del libro. Sai, ho venduto 100.000 copie. La Madonna, ma com'è possibile? Ma sti bambini sono già milionari! E allora io che ho studiato 20 anni, ho preso 2 lauree, la specialistica, cosa sono, uno stronzo? Sì! Beh, effettivamente... Ieri! Bambini, oggi impareremo a suonare la sinfonia numero 40 di Mozart. Sì, che bello! Oggi! Bambini, oggi impareremo a suonare la sinfonia numero 40 di Mozart. Chi? Mozart. Dai, ma non è neanche in top 50 Spotify. Ma cosa c'entra Spotify? Mozart è una leggenda. Leggenda? Ma se ha più ascoltatori mensili di Rock Hunt. Vabbè, sentiamo. Che cosa dovremmo suonare secondo voi? Ladra! 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 Ma quale trap e trap? Questa non è musica, questa è feccia. La vera musica è quella classica. Studiate! Studiate! Capre! Capre ignoranti! E fate come me, che ascolto solo Mozart, Beethoven e Chopin! Non è come sembra. Ieri. Luigino, io sono stufo dei tuoi comportamenti. Se continui così, lo dico a tua mamma. No, la mamma no, ti prometto che farò il bravo. Oggi. Luigino, sono stufo dei tuoi comportamenti. Se continui così, io lo dico a tua mamma. Mamma. E osti che fregna! Dicevi, maestro? Il tuo figlio è bravissimo! È il migliore della classe! Gli do tutti 10! Anche adesso, guarda! È proprio bravo! Einstein tuo figlio! Anzi, Einstein in confronto a una sega! Bravo, cucciolone! Bravo! 10 ovunque! Ah, i vantaggi di avere una mamma MILF! E che MILF! Vado a giocare con le bocce. Ieri. Bambini, che lavoro volete fare da grandi? L'avvocato. L'ingegnere. La dottoressa. Oggi. Bambini, che lavoro volete fare da grandi? Da grandi. Maestro, io va che già mantengo la mia famiglia. Mia madre mi chiede sempre la mancia. Ma trovati un lavoro, dico io. Questi vecchi non fatturano niente. Come non fatturano? No, ma va che noi siamo gente che lavora, gente che... C'ho un euro. Ieri. Maestro, ma come vengono al mondo i bambini? Molto semplice. I bambini vengono portati da una bella cicogna all'interno di un bel fagottino. Wow! Oggi. I bambini vengono portati da una bella cicogna all'interno di un bel fagottino. Ma perché mi hai preso? Questa è una cagata, maestro. Per favore, dimmi la verità. Come la verità? No, ma questa è... Vabbè, dai, guardo su Wikipedia. No, Wikipedia no. Luigino, giù il telefonino. Luigino? Ah, ottimo. Adesso so come si fanno i bambini. E come si fanno? Sentiamo. Facendo una cosa che tu non fai da una vita, maestro. Me ne faccio più io di te. Confermo. Nano malefico! Ieri. E quindi possiamo riassumere gli antichi... Bene, bambini, è tempo dell'intervallo. Fate piano. So che volete correre nel cortile, ma non fatevi male, ok? Oggi. Bene, bambini, è tempo dell'intervallo. Quest'anno con le regole Covid, però, non potrete lasciare i banchi. Mi dispiace molto, anche perché so che morivate dalla voglia di correre felici nel cortile. Bambini? Bambini? Bambini! Stai zitto, maestro! Devo scoprire l'impostore! Impostore? Che impostore? Su Among Us! Chi? Dai, lascia perdere! Vabbè. E tu, Margherita? Io devo vincere la Battle Royale su Fortnite! Non c'ho tempo per ste pagliacciate!
Raga, ma non vi manca correre nei prati, giocare a nascondino, fare 1-2-3 stella? Che generazione di merda! Buongiorno! Buongiorno! Oggi, lezione di scienze. Bella, bro! Bella, bro! Sono il prof Zanza. Benvenuti nella mia lezione di scienze del maranto. Bella, bro! Vediamo se siete preparati. Quando faccio l'appello... Bisogna mettere il borsello. Brava, bro. E quando se sbatti e stai toccando il fondo? Ascolto, Shiva e Rondo. Bro, ma sei una bro. E quando sei abbattuta? Mi compro una nuova tuta. Bro, spacchi. Ti metto 10. Grazie, bro. E adesso balliamo lo sturdi. No, bro. Scusi, bro. Sì, fra? Non siamo capaci di ballare la sturdi. Bro! Fra! Fra! Fra, bro! Bro! Bro, fra! Bro, fra! Bro, fra, bro, fra! Bro! Tutti in presidenza! Alessia! Svegliati, è tardi! Ancora 5 minuti. Zio, sveglia, è tardi! Ancora 5 minuti, mamma. Mamma! Dai, devi portarmi a scuola, ti alzi o no? Ma cosa ci fai già sveglio? Non ho dormito, sono appena rientrata dall'after. Come l'after? Sì, ho fatto la maratona di serie TV su Netflix con le mie BFF. Dai, fammi un coffee triplo, che sennò mi sale la botta di sonno in classe e vado in para. Sì, signor capitano! Vado subito! Bene Alessia, oggi ti interrogo sulla letteratura italiana. Parliamo di Alessandro Manzoni. Alessia, oggi ti interrogo sulla letteratura italiana. Che bello! Manzoni, Leopardi, Petrarca. Arti Five con la sua rinomata opera, La Gattina. Wow, che autore illustre. Vediamo se hai studiato. Mi sto cringiando. Non mi dire cosa fare? Perché non sei la mia mamma. Non mi dire cosa fare. Perché non sei la mia mamma. Non mi dire cosa fare. Perché non sei la mia mamma. Fa miau 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 quando tocco. La gattina, 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 la gattina. Minchia, che poeta, ragazzi, che poeta, un applauso. Meno male che posso studiare su internet. Povera Italia! Alessia, muoviti che siamo in ritardo per la scuola! Un attimo! Ecco, mi sono pronta! Minchia Flash! Alessia, muoviti che siamo in ritardo per andare a scuola! Che relax! Ma cosa stai... Zio, stai in chill, sto facendo la skincare, le unghie e un bel massaggio. Poi devo scegliere l'outfit per il back to school con il mio stylist. Sì, intanto io sono pronto da 2 ore. E infatti si vede. Cosa vorresti dire? Sembri mio nonno. Manuel, che succede? Non ho fatto i compiti di ieri, maestro. Dai, li recuperi domani, non è mica un dramma. Ma che succede? Diventerò padre. Cosa? Sì, bro, è stato un errore. No, quello è ovviamente un errore, ma come? Ma cerca di capire, fra. Ero in serata. Oh, signore! Però i compiti di ieri li ho fatti tutti. Ah, ma allora sti cazzi! Bravo, Manuel! Un applauso per Manuel! Bravo! Bravo! Sei un orgoglio. Oggi, bambini, parleremo di... Alessia, sei in ritardo. Scusa, maestro. Non deve mai più accadere una cosa del genere! Solo Gio. Beh, cosa guardi? Alessia, sei in ritardo. Ero andata un attimo ad Arisa a fare shopping. Ma c'è la scuola, ci sono gli orari, c'è la disciplina. Questa cosa non deve succedere mai più. Ma come ti permetti? Questo è mobbing. Mobbing? Ma che mobbing? Nessun problema, farò una class action contro la scuola. Una class che? Vi mando in rovina.
E io ti mando in presidenza. E io dico a tutti che hai il parrucchino. E io chiamo i tuoi genitori. E io dico a tutti che hai comprato la laurea. E io ti dico di accomodarti al posto e ti do anche un bel 10 sul registro elettronico. Grazie. Complimenti davvero. Ma come facevi a sapere che ho comprato la laurea? È palese, amo. Ah, è palese. Bene, bambini, ditemi, che cosa volete fare da grandi? La scienziata. L'ingegnere. Il pilota di aerei. Bambini, cosa volete fare da grandi? La Ferragni. Lo streamer. Crypto guru. La TikToker. L'influencer. E tu, Manuel? Io, maestro, voglio fare un lavoro più semplice. Oh, finalmente, basta con queste cose complicate. Cosa vorresti fare? Aprire OF con la mia tipa. Oh, la Madonna! Bentornati bambini. Oggi è il primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico. Visto che siamo all'inizio, vorrei che mi raccontaste come sono andate le vostre vacanze. Sì, è bello! Bentornati ragazzi. Oggi è il primo giorno dell'anno. E siamo già in ritardo! Quest'anno dobbiamo recuperare un sacco di cose. Avete anche gli esami e mi ispirate la stessa fiducia di Zorza Rigorista! For my wrongs I have just begun. Jacopo, mi prendi la matita? No, la matita è mia e me la tengo. Dai! Ho detto di no, femminuccia, valla a chiedere a qualcun altro. Brutto. Daniel, mi presti una matita? Ma io ti presto l'astuccio, ti presto il banco, ti presto la casa, ti presto mia nonna. Ti presto tutto. Alzati, amore della mamma. In piedi, coglione! Cari bambini, per la prossima settimana mi fate 4 esercizi di matematica e da studiare una paginetta di italiano. Capre, entro domani alle 8 voglio tutti i 187 esercizi di algebra avanzata e tutta la fottuta Divina Commedia imparata a fottuta memoria. Allora, educazione fisica, sì. Ciao ragazzi, come va? Ciao belli, tutto bene? Oh, ma io ti adoro, grande, ciao! Ciao, amo, ma quanto te... Sfigata. E tu, Daniel, cosa hai portato come merenda? Allora, ho una focaccia ligure ripiena, sì, poi ho un'altra focaccia con prosciutto cotto, mozzarella, insalata e poi ho 2 litri di succo di frutta biocentrifugato. Cos'hai di merenda? Giulia, mi puoi passare i compiti per domani? Certo, tranquilla, ho tutto scritto qui. Ah, grazie. Teso, mi passeresti i compiti per domani? Ma certo, amo, ho tutto qui nella smemo. Allora, sì, questa è storia. Quella è inglese? Vabbè, inglese veramente, guarda, questa è inglese. Educazione fisica? Oh, il pezzo forte. Guarda qua. Manzo, adoro studiare, anch'io l'adoro. E allora, come va a scuola il Daniel? Guardi signora, suo figlio è un angelo, così gentile, educato, sempre impaziente di imparare cose nuove. È davvero un bravo bambino. Meno male, dai, sono contenta. E allora, come va a scuola il Daniel? Guardi, suo figlio è ancora... Come, scusi? No, è bravo, ma non si applica. Ah, quindi è un coglione. Allora, bambini, cosa volete fare da grandi? L'astronauta! Il dottore! La ricercatrice! Ragazzi, che cosa volete fare da grandi? Da youtuber! Il calciatore! Un cazzo, basta che mi pagano! Bene, bambini, tirate fuori la vostra penna e prendete gli appunti della lezione. Sì, maestra! Bene ragazzi, tirate fuori la vostra penna e prendete gli appunti per la lezione.
Oh, ma chi è che mi fotte le penne? Sei stato tu? No, quella penna lì è mia. Oh, dove vai? Ladro! Vieni qua! Vieni qua! Nella vecchia frattoria! Daniel, guarda che bella che è Mara. Già. Adesso vado là e le chiedo se vuole essere la mia fidanzatina. Sì, vai, vai! Mara, vuoi essere la mia fidanzatina? Oddio, sì! Ti amo, Jacopino! Anche io ti amo, sì! Sì, bravi! Vi voglio bene! Vi scippo un casino! Oh, Dan, ma che figa che è Mara? Oh, zio, cavalla! Adesso vado là, ci provo. Oh, grande, dai, che secondo te la fai? Grande, zio, vai! Ehi! Ma stai scemo! Volevo chiederti se volevi essere la mia ragazza. Ma neanche se fossi l'ultimo uomo sulla terra. E adesso... Daniel, senti, ci ho provato... Daniel! Ma dai, ma era mia! Oh, se tu non sei capace me la faccio io. Buona giornata, ciao carissimo, ciao. Ma che amico di merda! Che amico di merda! Il Pantellas. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale.